mio Dio, il cuore! Sono stanco e malato! Ehi, ma quanto mi date per questa intervista? Qualcuno vuole un tè alla menta? Io no, ma la scimmietta deve tenere sulle forze. Domani la buttiamo giù da un dirigibile e vediamo che cosa succede. Oh, non ti preoccupare, vedrai. Non ti succederà proprio niente, Mr. Tini numero 7. Mi occupo principalmente di doppiaggio. Ho iniziato come doppiatore, quindi dando la voce a personaggi o in carne e ossa di telefilm e film, ma anche molti personaggi di cartoni animati, tra cui Goldrake. In Goldrake facevo Mizar, il piccolo bambino del ranch. Poi ho fatto la lunga serie dei Puffi, Eros in Pollon e, ultimo ma non ultimo, per l'appunto, Krusty il Clown dei Simpson. Non ti preoccupare, adesso spengo le fiamme. Ups, ho usato la pacca sbagliata. Fu faticosissimo quel provino, perché ricordo che non si riusciva a trovare una voce adatta a Krusty e me ne ero inventate tantissime. E alla fine ero disperato e pensai tra me e me: adesso faccio una voce completamente all'opposto di quelle che faccio, fuori dalle mie corde abituali, e vediamo se gli sta bene. Ehi, ehi, salve! Adesso la ingrosso, vediamo se gli sta bene. Ecco, questa vogliamo! Solo che fu una fatica enorme mantenerla per 26 anni. Adesso io sono abituato, ma i primi anni veramente era causa di afonia e mal di gola. Sei caduto dritto dritto nella mia trappola, proprio come hai fatto in Africa! Krusty, eccoti qua. Dobbiamo parlare di affari. Prima di tutto, abbiamo dei grossi problemi con i tuoi test di gravidanza parlante. Ehi, ehi, sei incinta e non è mio! Il dramma umano di una persona, di un uomo un po' patetico, disilluso, cinico, malato. Krusty il pacemaker è sicuramente un personaggio che si sa nel mondo dello spettacolo, ma è un po' cialtroncello. Fuma, ha figli sparsi per il mondo, ha una vita sicuramente, tutto sommato, infelice. Anche se la nasconde col cinismo, con il bisogno di soldi e cose di questo genere. Forse, ecco, in parte Krusty, come dire, ci rappresenta. Krusty, cosa ci puoi dire di questo nuovo fantastico gnam gnam? Adoro, me la lecco questa domanda, Kent. Iniziamo con del manzo di grado A, lo diamo da mangiare ad altre mucche e poi le uccidiamo. E serviamo il risultato spaventoso su un panino e 7 cereali. Burger al quadrato! Prima di cominciare a fare doppiaggio, tra l'altro anche questo per caso ho iniziato, la mia passione era, ed è tuttora, fare fumetti. E insomma, tanta era la voglia, la passione, che ci sono riuscito e ho lavorato per Topolino, Lupo Alberto, e poi il doppiaggio mi ha fagocitato, e per cui adesso fumetti, insomma, ho meno tempo. E mi dispiace, però, perché veramente è una passione, forse più del doppiaggio. Chiaramente nel corso degli anni proprio il mezzo cartone animato, il mezzo animazione è cambiato tantissimo. Un esempio è appunto la serie dei Simpson, che indubbiamente è uno dei primissimi, se non il primo cartone animato, che strizza l'occhio anche agli adulti, questo modo così sboccato, così adulto di presentare le cose, insomma. Quindi a volte non censurare forse è un bene. Achiu! Achiu! Respirare questa roba non fa bene per niente. Un saluto a tutti i ragazzi di Fox Animation e ai fan dei Simpson. Ehi, 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 da Krusty il Clown! Gioca e vinci con Fox Animation.